abbonato sul canale YouTube di Guida per Casa. Per poter usufruire dei bonus edilizi è indispensabile effettuare i pagamenti con il cosiddetto bonifico parlante. Cosa succede quindi se invece si sbaglia e si utilizza un'altra modalità di pagamento oppure se si commette proprio un errore nella predisposizione del bonifico parlante? In un primo momento l'Agenzia delle Entrate aveva lasciato intendere che questi errori comportassero la perdita del beneficio fiscale. Nel corso del tempo ha chiarito poi che in realtà è possibile rimediare a eventuali errori e in questo video vedremo proprio come fare. Quindi, se sei interessato, iscriviti subito al canale, clicca sulla campanella per attivare il servizio di notifica, che ti informerà delle nuove pubblicazioni, e metti mi piace al video. Per partire, incominciamo col spiegare esattamente in cosa consiste il bonifico parlante. È una forma di bonifico che è detta così perché nella causale vanno inserite molte informazioni. Innanzitutto bisogna indicare il riferimento normativo relativo al bonus di cui vuoi usufruire, quindi praticamente la norma di legge che lo ha istituito e che lo regolamenta. Poi devi indicare il codice fiscale dell'ordinante del bonifico, cioè colui che intende usufruire dell'agevolazione. E infine devi indicare il codice fiscale e la partita o la partita IVA del beneficiario del pagamento, quindi l'impresa edile oppure il professionista oppure il negozio presso cui acquisti i materiali, insomma i fornitori verso i quali effettui le spese che vuoi siano agevolate. Non ti preoccupare però, perché in realtà non c'è il problema dell'inserimento di tutte queste notizie nel campo dedicato alla causale, dove magari non potrebbe esserci lo spazio sufficiente. Questo perché già da diversi anni, diciamo, le banche e le poste hanno predisposto una modulistica specifica dedicata ai bonifici, parlanti per l'edilizia. Quindi sia i moduli cartacei che i form per il bonifico online sono già predisposti con tutti i campi in cui devi inserire queste informazioni. Quindi innanzitutto potrai andare per prima cosa a selezionare il bonifico relativo al bonus di cui usufruisci, quindi troverai un elenco in cui andrai a selezionare la tipologia di bonus, per esempio ecobonus, e di conseguenza troverai già indicato il riferimento normativo. Poi troverai i campi in cui inserire il tuo codice fiscale e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto verso cui effettui il pagamento. Quindi nel campo vero e proprio della causale dovrai soltanto indicare numero e data della fattura. Questo perché in questo modo si potrà diciamo, avere una corrispondenza perfetta tra il pagamento che stai effettuando e la relativa fattura. Non è invece importante, anzi non serve affatto, inserire gli estremi del titolo abilitativo, ad esempio della CILA. Questa informazione è più corretto invece inserirla nell'oggetto della fattura, come ti ho spiegato nel video dedicato che ti metto in descrizione. Quindi queste sono le informazioni che devi inserire. Come puoi vedere, quindi, diciamo, è abbastanza difficile andare a commettere un errore, però potrebbe capitare che per distrazione, magari anziché fare questo tipo di bonifico, fai un classico bonifico ordinario. In questo caso l'Agenzia delle Entrate ci dice che è possibile rimediare in due modi. Il primo modo sarebbe quello di farsi restituire dal fornitore la cifra che hai pagato in modo da consentirti poi di effettuare il pagamento nella maniera corretta. Come puoi immaginare, soprattutto quando si tratta di cifre molto alte o comunque di somme che servono ad esempio all'impresa per incominciare i lavori, non è semplice mettersi d'accordo in questo senso con il fornitore, anche se non impossibile. Però
Per cui se non trovi la disponibilità in questo senso, cioè se il fornitore non ti restituisce la somma per farti fare il pagamento con il bonifico parlante, c'è un secondo modo in cui è possibile rimediare ed è quello di farti rilasciare una attestazione da parte dell'impresa, del fornitore in genere, sottoscritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva avente valore di atto di notorietà, nella quale dichiara che la somma percepita è stata portata nella contabilità dell'impresa, per concorrere correttamente alla formazione del reddito. Quindi con questa dichiarazione, con questa attestazione, ti metti in regola dal punto di vista dei pagamenti. Un altro errore che però si può commettere nell'effettuazione dei pagamenti per i bonus è quello di scegliere una tipologia di bonus differente rispetto a quella di cui si vuole usufruire. Esempio, stai facendo dei lavori per i quali vuoi usufruire del bonus ristrutturazione, nella compilazione del bonifico selezioni invece quello per l'ecobonus o viceversa. In questo caso l'Agenzia delle Entrate ci fa intendere che si tratta di un errore veniale, cioè non ha importanza se non hai selezionato il bonifico corretto. La cosa importante ovviamente poi che in dichiarazione dei redditi le spese vadano inserite correttamente nei righi relativi ai vari bonus, oppure se usufruisci di sconto in fattura o cessione del credito, queste indicazioni siano riportate correttamente nella comunicazione. Ma perché in effetti, diciamo, il fisco è così accondiscendente nel caso di questi errori? Perché quello che conta, per il fisco è che venga applicata la ritenuta dell'8%, a titolo di acconto sulle imposte che pagherà il fornitore. Quindi, poiché questa ritenuta viene in ogni caso, anche selezionando la tipologia errata di bonifico, viene comunque applicata. Allora, diciamo, l'errore non è importante, purché in effetti, come ti ho poi spiegato, vengano date indicazioni corrette successivamente. Quindi, come puoi vedere, non c'è da preoccuparsi per eventuali errori. Prima di salutarti, però, vorrei darti delle ulteriori indicazioni perché comunque, come in tutti i casi, ci sono sempre delle eccezioni, cioè ci sono dei casi in cui non è indispensabile effettuare i pagamenti con il bonifico parlante. Il primo caso che vado a citarti è quello delle spese che in genere vengono effettuate nei confronti dell'ente, del comune, anche perché in questo caso, pur facendo il bonifico parlante, nei confronti delle pubbliche amministrazioni comunque non viene applicata la ritenuta d'acconto. Quando si pagano delle spese ai comuni che pure sono agevolate, come ad esempio le spese per gli oneri concessori oppure i diritti di segreteria, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, i bolli, queste spese po possono essere pagate con modalità differenti, perché magari il comune può richiedere il pagamento con un bollettino postale oppure con F24. Se quindi non è data la possibilità di scegliere la modalità di pagamento, quindi quella modalità diversa dal bonifico parlante è obbligata, non ci sono problemi perché comunque le spese sono agevolate. Un'altra situazione in cui il bonifico parlante non è indispensabile è nel caso dei bonus per l'acquisto, quindi sisma bonus acquisti, bonus 50% per acquisto di immobili ristrutturati, bonus 50% per acquisto di box auto da costruttore. In questo caso si può utilizzare anche un'altra forma di pagamento. Allo stesso modo possiamo usare altre forme di pagamento per il bonus mobili e il bonus verde. In particolare, nel caso del bonus mobili, l'Agenzia delle Entrate dice chiaramente che è possibile utilizzare carte di credito e di debito, quindi bancomat. Nel caso invece del bonus verde, parla genericamente di modalità tracciabili, quindi sono gli stessi sistemi. Quindi in questo caso, pur pagando con modalità diverse dal bonifico parlante, le spese rientrano tra quelle agevolate.
Quindi, se questa spiegazione ti è stata utile e ci sono altri dubbi che hai in merito ai bonus edilizi, scrivimelo pure nei commenti e vediamo se potrà esserci un argomento interessante per i prossimi approfondimenti e i prossimi video. Ci vediamo alla prossima!